Quando il prezzo del Bitcoin sale, sale la febbre. Iniziano ad arrivarmi messaggi, mail, richieste di consulenze. Poi il prezzo scende e torna il silenzio. Le persone iniziano a lamentarsi perché il loro investimento non ha avuto il ritorno sperato. Questo è un classico che mi accade da 3 anni e mezzo a questa parte e che molto probabilmente riaccadrà. Chi ne capisce poco del Bitcoin acquista quando il prezzo è ai massimi, perché c'è maggiore attenzione. Poi il prezzo inizia a scendere e vendono, con la speranza di comprarlo a un prezzo più basso. È questa la forza del Bitcoin. È il prezzo che fa la differenza. Se fosse una stablecoin, quindi semplicemente un numero stabile, fermo, un Bitcoin vale 1 euro o 1 dollaro, non ci sarebbe interesse. L'interesse sale e scende in base a come sale e scende il prezzo. Questa è la realtà, il resto sono chiacchiere. Il Bitcoin è di chi lo possiede, non di chi decide quanto vale. Tutti gli altri si adeguano. È il mercato a formare il prezzo. Sono gli individui, le persone, le aziende, gli istituzionali, direbbe qualcuno, a formare il prezzo. Detto ciò, i prezzi fanno la notizia. Prezzi bassi non fanno notizia. I prezzi alti sì. Quindi chi decide di comprarlo si comporta come si comporterebbe con l'acquisto di qualsiasi altro bene. Però c'è un però. Quello che è difficile da capire per molte persone è che c'è in gioco molto di più con Bitcoin nel proprio portafoglio. C'è chi pensa a questa innovazione solo come una possibilità per fare soldi, come è giusto che sia. Però il Bitcoin è molto di più. Ad esempio, quando il dollaro salterà, perché il dollaro salterà, lo sai, vero? Trump, Biden, il biglietto verde è spacciato. Ebbene, allora Bitcoin sarà molto più che un semplice investimento, sarà il tuo contante digitale. Guarda qui, questa è la dimostrazione. Cuba, con il Bitcoin si aggirano le sanzioni degli Stati Uniti d'America. Notizia di oggi, riportata su Italia Oggi. Ebbene, il Bitcoin è molto più che un investimento e spesso le persone fraintendono il significato intrinseco al Bitcoin. Ma ripeto, è normale che sia così. Di norma accade che prima si acquista e poi ci si informa attentamente. Prove, errori, fallimenti fanno parte della vita quotidiana di ognuno di noi e fanno parte della vita di chi acquista Bitcoin. Ma stiamo parlando di una cosa che nasce nel 2009, è una cosa giovane e la sua evoluzione di utilizzo è stata velocissima, anche se per chi è all'interno di questo mondo sembra che la crescita e l'evoluzione sia a rilento, ma non è così. Oltretutto c'è gente che è dentro a questo mondo da più di qualche anno e non l'hanno capito neanche loro. Cioè, in sostanza, non è che non hanno capito il vero valore del Bitcoin, ma non hanno capito cosa sta accadendo lì fuori, cosa sta accadendo a livello sociale, finanziario, monetario, economico. E non è colpa loro, sia chiaro. Ognuno capisce quando è il tempo di arrivarci a capire. Detto ciò, quando la domanda di Bitcoin cresce, sale il prezzo. Più persone lo vogliono e più il prezzo sale. Non sale mai in una maniera lineare, ma passa, come è accaduto in questi giorni, da 14.000 a 18.000 nel giro di qualche settimana. E non c'è nulla di assurdo sul fatto che il valore del Bitcoin si apprezzi. Qualunque moneta sana dovrebbe aumentare il suo valore nel tempo, al contrario del dollaro, appunto. Un dollaro che è alla fine del suo ciclo. Non perché lo dico io, perché lo dicono i dati. Ripeto, a prescindere, giusto per restare nell'attualità, che vinca in America Trump o vinca Biden. Il dollaro attuale, così come lo conosciamo oggi, è alla fine del suo ciclo. Ora, anche se molti di voi conoscono il Bitcoin, dovete sapere che gli scambi sul mercato sono ancora molto ristretti rispetto agli scambi sui mercati tradizionali. E quindi cosa accade? Che arriva un grosso acquisto, qualche miliardo, e subito i prezzi del Bitcoin schizzano verso l'alto. Oppure avviene una vendita anche solo di qualche miliardo e i prezzi scendono velocemente. E questo è dovuto al fatto che stiamo parlando di una moneta giovane che deve trovare, e lo troverà solo nel tempo, il suo equilibrio dinamico. Poi c'è la causa più importante. Più diminuisce il valore delle monete fiat, del dollaro, dell'euro, più aumenta il prezzo del Bitcoin. E questa cosa ancora non l'abbiamo vista veramente. Perché, ripeto, molti non hanno capito cosa sta accadendo là fuori. Non hanno capito cosa sta accadendo là fuori al denaro fiat, al dollaro, all'euro. Facciamo un esempio. Prendete l'Italia. Il nostro paese è sull'orlo del tracollo finanziario.
In questo momento tiene botta grazie alla Banca Centrale Europea. Questa situazione di tracollo finanziario rende molto probabili possibili prelievi fiscali forzati. Stiamo parlando di prelievi fiscali straordinari, non l'ordinario che dobbiamo pagare tutti i giorni. E quindi in un regime monetario, in un regime finanziario e fiscale come quello attuale, Bitcoin e similari sono le uniche forme di denaro non aggredibili dallo Stato e in grado di proteggere la privacy di ognuno di noi. È il prezzo del Bitcoin a fare la differenza. Il suo interesse aumenta se aumenta il prezzo. E se aumenta il prezzo, aumentano le persone che ne fanno uso. E se aumentano le persone che ne fanno uso, aumenta la consapevolezza, la conoscenza, l'informazione, l'evoluzione nella vita quotidiana degli strumenti che girano intorno al Bitcoin. Se fosse solamente una moneta stabile, sarebbe un numero, non creerebbe attenzione, perderebbe la sua efficacia, la sua azione, non raggiungerebbe l'obiettivo per cui è nato. E questo, attenzione, mettilo bene in mente, vale sia se il prezzo sale, sia che il prezzo scende. Quindi abituati presto.